E buongiorno mondo, colazione fatta e adesso ci sono i grandi movimenti in camper per prepararsi ad andare in giro. C'è la pattumiera differenziata da portare via, le bottiglie da riempire l'acqua, questa non so cosa sia, un ananas, e andiamo a farci un giro per Fermo, su per le salite, a vedere la cattedrale, a dopo. Ragazzi, c'è un ananas che mi sta inseguendo, tutto arrabbiato perché la porto sempre e solo in paesi in salita, con salite e fatica. Ma io lo faccio per lei, così le viene più appetito e mangia più volentieri tutte le porcate che andiamo in giro a cercare. E niente, questo è l'ingresso dalle mura di Fermo e si cammina. Ci siamo fermati per una breve colazione in un localino molto carino, quasi vicino al Palazzo Priori di Fermo. Io ho preso un cappuccino, una focaccina per la mia colazione salata e la Simo non ve la faccio vedere perché non vuole farsi vedere in video. Super turistica, guardate dove siamo, sopra il trenino che ci porterà in giro per Fermo, un giro di una mezz'oretta e abbiamo pagato 4 euro, sta per partire, sono arrivati i vecchi signori, qui davanti c'è la motrice, finta motrice e niente, vediamo dove ci porta, ha detto che un po' ci racconta qualcosa anche durante il giro, facciamo proprio i bambini in viaggio. È il palazzo del governatore apostolico. Il primo piano è stato edificato nel 1500. Purtroppo le nostre ferie stanno quasi per finire, abbiamo visitato Fermo, avete visto, abbiamo fatto il giro col trenino da veri turisti e niente, stiamo tornando direzione area sosta del camper, facciamo quello che dobbiamo fare, sistemazione di tutte le borse per partire, perché oggi ci togliamo di mezzo un altro 250 km e andiamo in direzione Brisighella, provincia di Ravenna, un borgo anche quello lì medievale, credo, comunque un bel borgo da visitare e niente, abbiamo deciso di fare quella tappa lì, così facciamo 250 km oggi, altri 250, poco di più domani, forse 290 e niente, domani saremo forse a casa a lavare, pulire il camper, ritirarlo, preparandoci per la nuova settimana lavorativa in fabbrica. Tristezza. Va bene, siamo arrivati ai camper, eccoli là. A dopo, ciao ragazzi. Accendiamo che magari ci vedete un po' meglio, è 1:38, abbiamo deciso di fermarci per mangiare in autogrill, ma mangiamo cose nostre nel camper, ma solo perché guardate che clima che c'è fuori, sta diluviando e quindi aspettiamo che spiova un pochino e ne approfittiamo per mangiare perché lei ha fame. Non è vero. No, sono io che ho fame, prendo sempre in giro lei, a dopo. Abbiamo mangiato, ci siamo presi un caffettino all'autogrill da 1,30 euro, ristrettissimo, va bene, adesso è passata più di un'ora abbondante e siamo pronti a ripartire perché ha smesso di piovere,
laggiù sta arrivando anche un po' di sereno, e se non sarà sereno si rasserenerà. Ciao. E come avete visto, anche Brisighella ci ha accolti con la pioggia. Adesso sta un po' smettendo, siamo nell'area segnalata da Park Fortnite, infatti è piena di campers, e aspettiamo che spiova un pochettino e poi andiamo a vedere la nostra via, Simo? La via degli asinelli! E non sappiamo ancora se procacciarci del cibo in città o farci una pasta sul camper, dipende dal meteo e dal clima, se inizia a diluviare torniamo in camper, ma vi faremo sapere come al solito. Ciao! Visto che il clima continua a cambiare, un po' piove, un po' smette, un po' piove, un po' smette, il sole non l'ha mai fatto vedere, comunque abbiamo deciso di indossare i nostri bellissimi Kiway e andare a passeggiare lo stesso per Brisighella e visitare il borgo medievale, e ho promesso alla Simo comunque che non l'avrei portata fino in cima alla torre, anche perché ci sono oltre 300 gradini per raggiungerla e con sto clima non è il massimo. Andremo forse domattina per vedere il panorama da quella parte. A dopo ragazzi. I pazzi camminano sotto la pioggia, nonostante tutto loro vagano per la città. Il meteo non ci fermerà mai. Ragazzi, vi stiamo per portare nella via degli asinelli. Indecisi su dove andare a cenare, ci siamo fermati in questa bruschetteria lungo il corso di Brisighella che è lì davanti a noi. È molto particolare, a volte qua c'è un biliardo coperto, qui c'è la Simo, e ci siamo presi due bicchieri di Sangiovese e una bruschetta tre colli di Brisighella, che le faremo vedere quando arriva, giusto per farci un aperitivo, per stimolare la fame e convincerci nella scelta di un ristorante brisighellese. Si dice brisighellese? Non so, ditemelo nei commenti. Ciao, a dopo. E mi sa che la scelta del posto è proprio azzeccata, altro che quei locali pettinati, cocktail, gin tonic strafini. Guardate qua che bicchiere di Sangiovese. Sangiovese che lo gusti per un mese. Lei non mi sopporta più, non mi sopporta più. Lo gusti per un me. Un aperitivo così, eh? Stupendo. Tu non volevi neanche farlo, dillo a tutti i follower. È vero. E invece guarda come sta scofanando. Vino, bruschetta, Simo, Simo, bruschetta, fame, ciao. Simo. Possiamo ufficialmente dire che questo aperitivo è meglio della cena di ieri sera? Sì, senza dubbio. Senza dubbio. Merita, merita. Venite a Brisighella, provate la bruschetteria e poi magari vi diamo qualche informazione in più, perché adesso non so bene l'indirizzo, comunque sul corso principale. Sotto la via degli asini. Presente sotto. Continuo a mangiare perché sennò la Simo mangia anche il mio. Many tic-tacs later. Come ultima sera non volevamo dirvelo, ma siamo venuti in un posto di lusso, con le tute, vestiti in tute, non siamo degli sgarosoni, ma guardate che posto.
e abbiamo ordinato il menù degustazione da 28 soldi, due primi, due secondi, il dolce, la bottiglia di vino, il caffè, l'acqua, tutto compreso, quindi vi faremo sapere, ma sembra tutto ottimo. La gentilezza rispetto a ieri è già tre spanne sopra e buon appetito. Mi ero dimenticato di dirvi che oltre due primi, due secondi, il contorno, c'è anche l'antipasto. Ta-da! Appetito! Questa è la... Vai! Sfoglia lorda. One eternity later. Ragazzi, volete vedere il volto della distruzione? Eccolo qua. Questo è il volto di una persona che ha cenato alla casetta. Casetta si chiamava. Sì. Ma non perché non le sia piaciuto, ma perché ha voluto fare la fenomena e ha detto: prendiamo il menù Romagna, quello d'assaggio, così proviamo un po' di primi, secondi, contorni. Ecco, a metà dei primi era già esplosa e guardate i suoi secondi dove sono. Nelle sportine, anzi, c'è il secondo e il dolce. Il dolce è quello di entrambi, perché anch'io il dolce non sono già da dolce. Io non ce l'ho fatta a mangiarlo, in più non volevo mangiarmi un dolce da solo, ho già mangiato il secondo da solo. Per colpa sua! Per colpa sua! E quindi adesso siamo sul camper. Ci prendiamo un amaro del gregario che avevo preso al bar e ce lo beviamo per digerire. Ci laviamo i dentoni. Montiamo il letto che è ancora lì da montare. E ciao ciao, a domani, buonanotte ragazzi. The next day. Buongiorno mondo, buongiorno per l'ultima nostra sveglia sul nostro van che ci ha portato in giro per questi 15 giorni di ferie e ultima colazione, ma di quelle super toste, perché abbiamo la doggy bag che ci hanno dato ieri sera al ristorante con tutti i dolci che non abbiamo mangiato. Guardate qua, un mega tiramisù, una sfoglia con della crema, questo è cream caramel e una cheesecake ai frutti di bosco. Sì, è un po' spatasciata perché portandola in camper l'abbiamo spiaccicata. Un caffè nero bollente per il giappino, un caffè con pannina per la Simo che ancora non si è ripresa, e però dopo questo caffè torneremo forti e pimpanti. Dolce, caffè, caffè, giappino, buona giornata a tutti. Questa mattina ci abbiamo messo un po' a prepararci dopo aver fatto colazione, quella colazione abbondante come avete visto, ma solo perché siamo ancora un po' scombinati dalla cena di ieri sera, belli pieni, e la colazione non ha aiutato, cioè aiuterà per il futuro, perché ci siamo caricati di energie per arrivare alla torre là sopra. Sto cercando di convincere la Simo che non se la sente di arrivare fin là, quindi aiutatemi a convincere la Simo a fare 350 scalini per arrivare là in cima. La vedete quella torre là lontanissima? Da quella torre lì si vede tutto il panorama intorno e anche lei lo vedrà e lo vedrete voi insieme a noi. Sì, 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 sì. A dopo ragazzi, vi faremo vedere come la Simo fa 350 gradini a zompetton zompettoni. Ciao. Che c'è? Fai vedere come vieni su in scioltezza. Devi fare un fotomontaggio. Un videomontaggio. Un videomontaggio.
Siamo quasi alla rocca, è qua ed è abbastanza vicina. Lei ce la sta facendo alla grande, c'è un po' di fiatone. Questi sono tutti i gradini che dobbiamo fare, dicevano che erano 300, ma secondo me sono di meno. 300 sono quelli per arrivare alla torre, che adesso non si vede che è là dietro. Adesso andiamo a visitare la rocca, che è qui. Noi siamo qui e se lei è lì. A dopo. Era carina quell'altra, quella che scappa la vita adesso. È terrorizzante. È bellissimo, guarda giù, Cibo. Bellissimo, guardate qua. Altri quattro erano reclusi. Ma non ti mai paura, mannaggia la tua di cielo. No, me quando sono scesa mi sono ubriacata. Non è altissimo. Sì, ora io vado veloce fino alla terraferma. A salire scappa, lei scappa dal pericolo. Si è messa in salvo. Mannaggia. Attenzione alla testa, sei in salvo. I sono bassi e io ci passo sotto tranquillamente. Guarda. Ragazzi, siamo nella rocca di Brisighella. La Simo, come avete visto, ha fatto tutto il percorso abbastanza veloce, perché quel punto lì è a strapiombo sulla vallata, neanche troppo, ma per lei è già troppo, perché soffre un po' di vertigini e soffre d'altezza, quindi l'ha fatta veloce veloce per tornare all'interno della torre. Adesso finiamo il giro nella parte bassa della rocca e poi proseguiremo per questo sentiero che va fino alla torre dell'orologio, che è là in fondo, non credo si veda perché è contro luce ed è lontana e quindi col grandangolo non riesco a farvela vedere, ma adesso ci andiamo. È bello rispetto a ieri, un bel sole finalmente, e a dopo, vado a recuperare la Simo altrimenti va in panico. A dopo. Anche la torre dell'orologio l'abbiamo visitata, ora non ci resta che scendere da questi 300 e subi a gradini, guardateli qua, per tornare al paese che è là in fondo. Cammina Giappino, cammina! E se uno si può dire pedala, a dopo! Siamo nell'antica via degli asini, che veniva utilizzata per il trasporto del gesso, giusto? Con l'utilizzo degli asini passavano qua sotto su una strada coperta che non era l'unica dell'Europa sopraelevata. Sopraelevata, una strada coperta sopraelevata sopra ai negozi che sono qui sotto i nostri piedi. Adesso ci sono delle locande e la bruschetteria dove abbiamo mangiato ieri, quindi questa è la via del Giappino. Many tic tacs later. Buongiorno. Noi vorremmo provare la spoglia l'orta. Sì. Però chiediamo anche consigli. Siamo solo noi due. Sì. Chiediamo anche consigli su come.
burro e salvia. Burro e salvia, poi provo. Non con il ragù comunque. Ah, con ragù? Burro e salvia si sente più sapore dal piede. Ok, quindi io farei burro e salvia. Faccio 4 etti? Sì. E tempo di cottura più o meno? Quando viene su a galle? Ah, è proprio tipo gnocchi. Ci siamo fermati in un pastificio storico con un sacco di foto, di trasmissioni come la mela verde, quelle robe lì che si vedono la domenica mattina in televisione. Ci siamo comprati 4 etti di spoia lorda, la pasta tipica di Brisighella che si fa principalmente in brodo, ma visto che è estate, è caldo, ci ha consigliato di farcela con burro e salvia per assaporare al meglio il ripieno, che dovrebbe essere di formaggio. Non si dice carne. Carne, formaggio. Per me era formaggio. Pensa a te, compriamo le cose e neanche sappiamo cosa sono. Comunque, dove vai vai, devi provare i prodotti tipici, anche se ieri sera li abbiamo assaggiati al ristorante. Ma queste ce le portiamo per casa, visto che arriveremo col camper stasera e non avremo niente da mangiare. Al posto di ordinare una pizza, abbiamo la spoia lorda. Andiamo al camper, di là. Fai un po' così. Ragazzi belli, è 12:30, suonano le campane, ci stiamo allacciando le cinture e si decolla navigatore e direzione casa. Anzi, ci fermiamo a fare un goccino di gasolio prima di entrare in autostrada, visto che fuori costa sempre un po' meno, e così con questo pieno andiamo lisci come l'olio fino a casa. Tristi, guarda che faccia triste che ha lei, molto triste. Sei triste? Sì. Ragazzi, game on. Ragazzi, ecco voi l'ingresso traumatico in autostrada. Siamo a Imola e siamo già fermi. Errore nostro, che avremmo potuto continuare a fare la Via Emilia fino almeno dopo Bologna. Speriamo che vadano almeno i 60 all'ora, che non è tanto meno della nostra media. Guardate che caos che c'è all'autogrill, ci stiamo fermando per mangiare, mangeremo ovviamente sul camper, quindi ci siamo infilati dal lato del... Prosegui, dritto. Dal lato del parcheggio dei camion, ma anche da questa parte qua è pieno pieno di macchine. Vediamo se troviamo un posto per il nostro camperino. Tutti un po' messi alla ciufolo di ciufoli. Tra 500 metri entra in A1 e 35. Avete visto il casino che c'è in autogrill? Io sono in déshabillé perché comunque faceva caldissimo, ho messo la maglietta ad asciugare. Stiamo mangiando i nostri avanzi di ieri sera, la nostra doggy bag con un po' di verdure, carne. A temperatura ambiente si mangia lo stesso, e quindi buon appetito a tutti. Ragazzi, 8:38 e siamo arrivati a Vercelli. Adesso stiamo facendo tutti i lavori in camper, che sono la parte più fastidiosa. Scaricare tutto, tutta la roba da lavare. Adesso io mi metto dietro, scarico anche le biciclette, svuotiamo il frigo e dovremmo lavarlo tutto, ma facciamo poi tutto domani. Stasera scarichiamo, mettiamo in ordine, andiamo finalmente a farci una mega doccia. Abbiamo ordinato delle pizze e ce le porteranno tra un'ora e mezza, così abbiamo tempo di fare tutto. Quindi ragazzi, le ferie sono finite e vi salutiamo. Buonanotte.